Capitolo 5 Prendeva lezione al giovedì. Si alzava e si vestiva zitta zitta per non svegliare Charles, che le avrebbe fatto dei rimproveri perché si preparava troppo presto. Si metteva a camminare su e giù, si affacciava alla finestra e stava a guardare la piazza. Fra i pali del mercato regnava la penombra e la casa del farmacista con le persiane ancora chiuse lasciava scorgere nella luce pallida dell'aurora le lettere maiuscole dell'insegna. Quando la pendola segnava le sette e un quarto, Emma andava al Leondoro, dove Artemise, sbadigliando, veniva ad aprirle la porta, poi attizzava il fuoco per la signora, smuovendo i carboni ancora accesi sotto la cenere. Emma rimaneva sola in cucina ogni tanto usciva. Hivert, con tutta calma, attaccava i cavalli e ascoltava intanto mamma Lefrançois, che sporgendo la testa coperta con un berretto di cotone da un finestrino, lo caricava di commissioni e gli forniva spiegazioni tali da confondere chiunque altro, ma non lui. Emma batteva i piedi sull'acciottolato del cortile. Hiver, dopo aver mangiato una scodella di zuppa, indossato il pastrano, acceso la pipa e impugnato la frusta, si metteva finalmente a cassetta. La rondine partiva al piccolo trotto, e lungo i primi tre quarti di miglio si fermava qua e là per far salire i viaggiatori che l'aspettavano in piedi, al margine della strada, davanti ai cancelli dei cortili. Quelli che avevano avvertito la sera prima si facevano aspettare. Qualcuno era ancora addirittura a letto, in casa sua. Hiver chiamava, urlava, imprecava, poi scendeva da cassetta e andava a picchiare gran colpi contro le porte. Il vento soffiava attraverso i finestrini pieni di fessure. Ciò nonostante, i quattro sedili si riempivano, la diligenza rotolava via, i pometi bene allineati si susseguivano e la strada, fra due lunghi fossi pieni d'acqua gialla, continuava a restringersi verso l'orizzonte. Emma la conosceva da un capo all'altro. Sapeva che dopo un prato c'era un palo e poi un olmo, un granaio o la casupola di un cantoniere. A volte, per fare una sorpresa a se stessa, chiudeva gli occhi. Ma non perdeva mai la consapevolezza del cammino che ancora dovevano percorrere. Finalmente le case di mattoni divenivano più fitte, la terra risuonava sotto le ruote, la rondine scivolava in mezzo ai giardini nei quali si potevano scorgere, attraverso le cancellate, statue, pergolati di viti, piante di tasso sagomate, e un'altalena. Poi, d'improvviso, appariva la città. Scendendo ad anfiteatro e sommersa dalla nebbia, si stendeva confusamente al di là dei ponti. L'aperta campagna risaliva poi con un andamento monotono fino a toccare all'orizzonte la linea incerta del cielo sbiadito. Visto così dall'alto, l'intero paesaggio aveva l'immobilità di un dipinto. Le navi all'ancora si ammassavano in un angolo del porto, il fiume arrotondava la sua ansa ai piedi delle colline verdi, e le isole dalla forma allungata sembravano grandi pesci neri immobili sull'acqua. Le ciminiere delle officine erano sormontate da immensi pennacchi di fumo scuro che si disperdevano dalla cima. Si poteva udire il ronzio delle fonderie e lo scampanio limpido delle chiese, alte sopra la bruma. Gli alberi delle vie principali, ormai spogli, formavano macchie violette in mezzo alle case e i tetti lucidi di pioggia riflettevano la luce in maniera diversa, a seconda della posizione del quartiere. A volte un colpo di vento spingeva le nuvole verso il colle di Sainte-Catherine, Simili ad aerei flutti che si frangessero senza suono contro una scogliera. Qualcosa di vertiginoso si sprigionava da tutte quelle esistenze ammassate ed Emma se ne sentiva il cuore ricolmo come se le centoventimila anime che palpitavano laggiù avessero liberato tutte nello stesso momento l'emanazione delle passioni che Emma attribuiva loro. Il suo amore si ingigantiva davanti a quegli aperti spazi e si riempiva di sonorità al rombo vago che giungeva fino a lei. Traboccava dal suo cuore sulle piazze, sulle passeggiate, sulle vie e la vecchia città normanna si dilatava davanti agli occhi di Emma come una smisurata capitale, come una Babilonia in cui lei entrasse. La signora Bovary si sporgeva appoggiata con le due mani al finestrino per aspirare la brezza. I tre cavalli galoppavano. Le pietre scricchiolavano nel fango, la diligenza ondeggiava e Yver, da lontano, dava una voce alle carrette sulla strada, mentre i borghesi che avevano trascorso la notte al Bois Guillaume scendevano pacifici la collina sulle loro piccole vetture private si fermavano alla barriera. Emma si sfilava le soprascarpe, si cambiava i guanti, si aggiustava lo scialle e venti passi più avanti scendeva dalla rondine. La città si stava svegliando allora. Commessi con la papalina in capo lustravano le vetrine dei negozi e donne con un paniere appoggiato sull'anca, ferme agli angoli delle vie, lanciavano di tanto in tanto il loro grido sonoro. Emma camminava tenendo gli occhi bassi, sfiorando i muri e sorridendo di felicità sotto il velo nero che le copriva il volto. Siccome temeva di essere riconosciuta, non sceglieva mai la via più breve, si addentrava nei vicoli bui e arrivava tutta trafelata verso la parte bassa di Rue Nationale, vicino alla fontana che vi si trova. È questo il quartiere del teatro, delle taverne e delle mondane. Spesso le passava accanto un carretto carico di qualche traballante scenario. I camerieri dei caffè spargevano sabbia sul lastricato fra gli arbusti in vaso. Avevano addosso l'odore dell'assenzio, dei sigari e delle ostriche. Emma svoltava in una via e riconosceva subito Leon dai capelli ricci che gli sfuggivano di sotto il cappello. Il giovane continuava a camminare sul marciapiede. Emma lo seguiva fino al suo albergo. Leon saliva, apriva la porta, entrava. E che abbraccio. Dopo i baci, le parole, come un fiume. Si raccontavano i dispiaceri della settimana, i presentimenti, le ansie per le lettere. Ma in questi momenti tutto era dimenticato. Si guardavano con i visi accostati, fra risa di voluttà e parole di tenerezza. Il letto era grande, di mogano, fatto come una navicella. Le cortine di levantina rossa che scendevano dal soffitto avevano il drappeggio raccolto molto in basso, vicino al capezzale svasato, e nulla era più bello al mondo della pelle bianca e della capigliatura nera di Emma, che spiccavano contro quel color porpora quando con un gesto pudico chiudeva le braccia nude, nascondendosi il viso fra le mani. La tiepida stanza dal tappeto discreto con gli allegri fregi e il tranquillo chiarore sembrava fatta apposta per le intimità della passione. Quando vi entrava un raggio di sole, i bastoni delle tende dalle estremità a forma di freccia, le maniglie di ottone e i grossi pomoli degli alari risplendevano di colpo. Sul caminetto, fra i candelabri, c'era una di quelle grandi conchiglie rosa che appoggiate all'orecchio fanno sentire il rumore del mare. Come amavano quella bella camera piena di allegria, nonostante il suo lusso un po spento. Trovavano i mobili sempre al loro posto, e qualche volta le forcine, che Emma aveva dimenticato il giovedì precedente, ancora sotto il piedistallo della pendola facevano colazione vicino al caminetto su un piccolo tavolo intarsiato di palissandro emma gli tagliava la carne e gliene metteva i pezzetti nel piatto bamboleggiando rideva di un riso sonoro e sensuale quando la spuma dello champagne traboccava dal bicchiere sottile e le bagnava gli anelli alle dita erano così totalmente perduti in quel senso di reciproco possesso da credere di trovarsi in casa propria con la possibilità di viverci fino alla morte come due eterni giovani sposi. Dicevano la nostra camera, il nostro tappeto, le nostre poltrone, proprio come Emma avrebbe chiamato le mie pantofole quelle che Leon le aveva regalato per soddisfare un suo capriccio. Erano pantofole di raso rosa con il bordo di cigno. Quando Emma sedeva sulle ginocchia del suo amante, le gambe non arrivavano a toccare terra ed ella reggeva le minuscole calzature, sospese nell'aria e sempre in movimento, solamente con la punta delle dita del piede nudo. Léon assaporava per la prima volta le inesprimibili squisitezze dell'eleganza femminile: non aveva mai incontrato una grazia simile nel parlare, una simile discrezione nel vestire quegli atteggiamenti da tenere a colomba. Ammirava gli entusiasmi della sua anima e i pizzi della sua gonna. Non era forse una signora della buona società, e una donna maritata, una vera amante, insomma? Le mutevolezze del suo stato d'animo, ora mistico, ora gioioso, loquace, taciturno, adirato, indifferente, suscitavano in lui mille desideri, evocando istinti o reminiscenze. Era l'amante celebrata in tutti i romanzi, l'eroina di tutti i drammi, la vaga protagonista di tutti i volumi diversi. Ritrovava sulle sue spalle il colore ambrato dell'odalisca al bagno, aveva la vita slanciata delle castellane feudali, rassomigliava anche alla pallida donna di Barcellona, ma soprattutto era un angelo. Spesso, quando la guardava, sentiva la propria anima fuggire verso di lei, spandendosi come un'onda intorno al suo capo, e discendere travolta dal candore del suo petto. Leon sedeva sul pavimento davanti a lei, appoggiava i gomiti sulle ginocchia e la contemplava sorridendo e con il viso disteso. Emma si chinava verso l'amante e mormorava, quasi soffocata dal languore. Oh, non ti muovere, non parlare, guardami, c'è qualcosa di così dolce nei tuoi occhi, che mi fa un gran bene. Lo chiamava piccolo. Mi ami piccolo? E quasi non riusciva a sentire la risposta, tanto rapidamente le labbra di lui venivano a posarsi sulle sue. Sulla pendola c'era un piccolo cupido di bronzo che curvava leziosamente le braccia sotto una ghirlanda dorata. Ne avevano riso più d'una volta, ma quando dovevano separarsi tutto sembrava loro tetro. Uno davanti all'altra immobili si ripetevano a giovedì, a giovedì. All'improvviso Emma gli prendeva la testa fra le mani, lo baciava sulla fronte in fretta, gridando addio. E correva giù per le scale, andava in rue de la Comédie dal parrucchiere per farsi pettinare, scendeva la sera, nelle botteghe si accendevano i lumi a gas, Emma sentiva la campanella del teatro che chiamava gli attori per la recita e vedeva passare di rimpetto uomini dal viso pallido e donne con abiti sciupati che entravano dall'ingresso del retroscena. Faceva un gran caldo nella piccola stanza dal soffitto basso, ove la stufa borbottava in mezzo alle parrucche e alle pomate. L'odore del ferro per i ricci, quelle mani grasse che le manipolavano la testa, finivano per stordirla, ed Emma si assopiva sotto la mantellina che le riparava gli abiti. Spesso il parrucchiere, mentre la pettinava, le offriva i biglietti per il ballo mascherato. Poi Emma se ne andava, risaliva le vie, giungeva all'albergo della Croce Rossa, riprendeva le soprascarpe che aveva nascosto al mattino sotto una panca e si rannicchiava al suo posto fra i viaggiatori impazienti. Qualcuno scendeva all'inizio della salita, Emma restava sola nella vettura. A ogni curva si scorgeva meglio l'illuminazione della città che si stendeva con un gran vapore luminoso sulle case ormai indistinte. Emma si metteva in ginocchio sui cuscini e lasciava che i suoi occhi si smarrissero in quel bagliore. Singhiozzava, chiamava Leon, gli rivolgeva parole tenere e baci che si perdevano al vento. Sulla collina c'era un povero diavolo, un vagabondo, che si aggirava di solito fra le diligenze con il suo bastone. Era coperto di stracci e un cappellaccio di castoro tanto sformato da sembrare una catinella gli nascondeva il viso. Ma quando se lo toglieva mostrava al posto delle palpebre le orbite insanguinate che non potevano chiudersi. La carne si sfilacciava in brandelli rossi e ne colavano umori che si rapprendevano in croste verdi estese fino al naso, le cui narici nere aspiravano convulsamente. Quando parlava, arrovesciava la testa con un riso idiota. Allora le pupille, di un azzurro incerto, roteavano con un movimento ininterrotto fino a raggiungere verso le tempie la striscia di carne viva e piagata. Seguendo le carrozze cantava una canzoncina Assai spesso d'un bel giorno il tepore fa sognar le fanciulle d'amore. E nei versi che seguivano vi erano uccelletti, sole e fogliame. A volte Emma lo vedeva comparire all'improvviso dietro di sé. Si ritraeva allora con un grido. Hiver lo prendeva in giro, lo invitava a mettere un baraccone alla fiera di Saint Romain, oppure gli domandava ridendo come stesse la sua bella. Spesso, durante la corsa, si vedeva il cappello del disgraziato entrare all'improvviso dal finestrino della diligenza, mentre il suo proprietario si teneva aggrappato con un braccio al veicolo, in equilibrio sul predellino, fra gli schizzi di fango delle ruote. La voce di lui, da principio debole e belante, diveniva acuta si trascinava nella notte come il confuso lamento di una indefinibile angoscia attraverso il tinnire della sonagliera il mormorio degli alberi e il rotolio cupo della diligenza e aveva qualcosa di remoto che sconvolgeva Emma questo suono le scendeva in fondo all'anima come un turbine in un abisso e la trasportava negli spazi di una malinconia senza limiti ma iver, che si accorgeva subito del veicolo sbilanciato, allungava al cieco violenti colpi di frusta. La sferza colpiva il malcapitato sulle piaghe ed egli cadeva nel fango, lanciando un urlo. Poi i viaggiatori della rondine finivano per addormentarsi, qualcuno con la bocca aperta, altri con il mento basso appoggiandosi alla spalla dei vicini o con il braccio passato nella correggia, oscillando con regolarità agli scossoni della vettura. Il riflesso della lanterna, che dondolava fuori sulla groppa dei cavalli, penetrava all'interno attraverso le tendine color cioccolata, posando ombre sanguigne su tutti quegli individui immobili. Emma, ebra di malinconia, Rabbrividiva per il freddo stringendosi negli abiti, sentiva i piedi diventarle sempre più gelati e le sembrava di avere la morte nel cuore. Charles l'aspettava a casa, la rondine era sempre in ritardo il giovedì, finalmente la signora Bovaria arrivava, abbracciava appena la piccola, la cena non era ancora pronta, ma Emma non se la prendeva. Non rimproverava neppure la domestica, tutto sembrava permesso a quella ragazza. Spesso Charles, notando il pallore della moglie, le domandava se si sentisse male. No, rispondeva Emma. Ma, insisteva lui, perché sei tanto strana stasera? Non è nulla, non è nulla. Vi erano perfino delle sere in cui, appena tornata a casa, saliva in camera sua, e Justin, che si trovava là, si aggirava in punta di piedi e si ingegnava a rendersi utile meglio di un'ottima cameriera finita. Riponeva i fiammiferi, il candeliere, un libro, sistemava la camicia, scopriva il letto. Su via, diceva Emma, va bene, ora vattene poiché lui restava lì con le mani penzolanti e gli occhi spalancati come fosse prigioniero fra gli innumerevoli fili di un sogno improvviso l'indomani era di solito una giornata orribile e i giorni successivi peggio ancora per l'impazienza che Emma aveva di riafferrare la felicità una bramosia aspra infiammata da immagini ben conosciute che al settimo giorno prorompeva impetuosamente nelle carezze di Leon. Gli ardori di lui si celavano sotto espansioni di meraviglia e di riconoscenza. Emma gustava questo amore in una maniera discreta e totale, lo nutriva con tutti gli artifici della tenerezza e paventava il momento in cui lo avrebbe perduto. Spesso diceva Leon con voce dolce e melanconica un giorno mi lascerai, ti sposerai, sarai anche tu come gli altri. Quali altri? Come tutti gli uomini, insomma, rispondeva lei. Poi soggiungeva, respingendolo con un gesto languido, Siete tutti infami. Un giorno, in cui conversavano facendo considerazioni filosofiche sulle disillusioni terrene, Emma, per mettere alla prova la sua gelosia, o cedendo forse alla necessità di uno sfogo più completo, disse che un tempo prima di lui aveva amato qualcuno. Non come te, si affrettò a soggiungere, giurando sulla testa di sua figlia che non era accaduto proprio nulla. Leon le credette, ma la interrogò per sapere cosa facesse quest'uomo. Era un capitano di marina, mio caro. Avrebbe in tal modo prevenuto ogni ricerca, e nello stesso tempo si sentiva accresciuta da questa pretesa di avere affascinato un uomo che sarebbe dovuto essere coraggioso e abituato alle avventure. Il giovane di studio sentì allora quanto era modesta la sua posizione e rimpianse di non avere spalline, croci, titoli. Queste cose dovevano piacerle. Leon lo sospettava, viste le sue abitudini prodighe. Emma taceva molti dei suoi capricci, come quello di avere un tilburi azzurro per venire a Rouen, tirato da un cavallo di razza inglese e guidato da un cocchiere che calzasse stivali con i risvolti. Era stato Justin a farle venire l'idea di una simile stravaganza, supplicandola di prenderlo come cameriere e se questa privazione non diminuiva a ogni appuntamento il piacere dell'arrivo, aumentava certo la tristezza del ritorno. Molto spesso, quando parlavano insieme di Parigi, Emma finiva con il mormorare Come potremmo vivere bene laggiù? Ma non siamo felici anche qui, rispondeva con dolcezza il giovane, passandole una mano sui capelli. Ma certo diceva lei sono pazza baciami Emma si comportava con il marito nella maniera più deliziosa: gli preparava creme al pistacchio e gli suonava valzer dopo cena a Charles sembrava di essere il più fortunato dei mortali ed Emma viveva senza inquietudini quando una sera a un tratto Charles le domandò: È la signorina Lempereur a darti lezioni, vero? Sì. Strano. L'ho veduta poco fa, continuò lui, dalla signora Liegard. Le ho parlato di te, ma non ti conosce. Fu un colpo di fulmine. Ciò nonostante, Emma rispose con naturalezza. Senza dubbio ha dimenticato il mio nome. Forse ci sono a Rouen, disse il medico, altre signorine l'Empereur che insegnano il pianoforte. Può darsi, rispose Emma. Poi aggiunse con vivacità: Del resto ho tutte le sue ricevute. Aspetta, te le faccio vedere. E andò allo scrittoio, frugò in tutti i cassetti, confuse tutte le carte e finse così bene di perdere la testa che Charles la esortò vivamente a non prendersela tanto per quelle miserabili ricevute. Oh, le ritroverò disse. Il venerdì seguente, infatti, Charles, infilandosi uno stivale nello stanzino buio, ov'erano riposti i suoi abiti, sentì un foglio di carta fra il cuoio e la calza. Lo prese e lesse. Ricevo per tre mesi di lezioni, più altre forniture, la somma di 65 franchi. Félicie L'Empereur, insegnante di musica. Come diavolo è finita nei miei stivali? Sarà di certo caduta, rispose Emma, dalla vecchia cartella dei conti che si trova in un angolo dello scaffale. Da quel momento in poi la sua esistenza fu soltanto un cumulo di menzogne, nelle quali avvolse il proprio amore quasi fossero veli capaci di nasconderlo. Era divenuto un bisogno, una mania, un piacere, al punto che, se lei affermava di essere passata il giorno prima dalla parte destra di una strada, bisognava credere che fosse passata dalla sinistra. Un mattino in cui Emma era partita vestita come sempre con abiti leggeri, si mise improvvisamente a nevicare. Charles, osservando il tempo dalla finestra, scorse Don Boursien sul calesse del signor Tuvache che lo portava a Rouen. Scese allora per consegnare al sacerdote un pesante scialle che avrebbe dovuto far avere alla signora Bovary non appena giunto all'albergo della Croce Rossa. Una volta giunti all'albergo, Don Boursien domandò dove fosse la moglie del medico di Yonville. L'albergatore rispose che la signora frequentava assai poco il suo locale. E così, la sera, il curato, incontrando Emma sulla rondine, le raccontò del contrattempo, senza attribuire peraltro molta importanza alla cosa. Infatti incominciò a elogiare un predicatore che in quel momento faceva bellissimi sermoni nella cattedrale, tanto da far accorrere tutte le signore ad ascoltarlo ma non importava se il curato non aveva domandato spiegazioni. Altri in occasioni simili avrebbero potuto dimostrarsi meno discreti. Così Emma ritenne opportuno da quella volta scendere sempre alla Croce Rossa, di modo che la brava gente del suo villaggio, vedendola in quell'albergo, non sospettasse di nulla. Un giorno però il signor Lheureux la incontrò che usciva dall'hotel de Boulogne, sotto braccio a Leon ed Emma si spaventò, temendo che il mercante avrebbe potuto chiacchierare. Ma lui non era così stupido. Tre giorni dopo entrò nella camera della signora Bovary e, chiudendo la porta dietro di sé, disse Avrei bisogno di soldi. Emma dichiarò di non potergliene dare. Lore diede l'avvio a interminabili lamentele e rammentò tutti i piaceri che le aveva fatto. In realtà Emma, delle due cambiali firmate da Charles, ne aveva pagata soltanto una. Quanto all'altra, il mercante, cedendo alle insistenze di lei, aveva consentito a sostituirla con altre due, rinnovate anch'esse a lunghissimo termine. Ora l'heureux si tolse di tasca una lista di merci fornite e non pagate, che comprendeva tende, tappeto, stoffa per le poltrone e diverse altre cose, fra cui alcuni articoli da toletta, per un valore di circa duemila franchi. Emma chinò la testa e il mercante proseguì: Se non ha liquido disponibile, ha però dei beni. E accennò a una modesta casetta situata a Barneville vicino a Aumale, una proprietà che fruttava ben poco. La casa era annessa un tempo a una piccola fattoria, venduta in seguito dal signor Bovary padre, e l'heureux era informato di tutto, dalla superficie in ettari fino al nome dei vicini. Al posto suo, disse, me ne libererei e potrei disporre ancora della differenza in denaro. Emma fece presente la difficoltà di trovare un acquirente, ma il merciaio le fece sperare in quella possibilità. Restava ancora l'ostacolo della vendita, come avrebbe potuto fare? Ma non ha la procura? osservò Lheureux. Questa frase giunse a Emma come un soffio di aria fresca. Mi lasci la lista, disse. «Non è il caso», rispose l'heureux. Tornò la settimana successiva, vantandosi di avere scovato, dopo essersi dato un grande affare, un certo Langlois, che da un bel po' di tempo aveva addocchiato la proprietà senza fare alcuna offerta. «Il prezzo non importa», esclamò Emma. «Bisognava avere pazienza, invece, aspettare e tastare il terreno con quel bel tipo». Per risolvere la cosa valeva la pena di fare un viaggio e siccome lei non avrebbe potuto farlo il signor lheureux si offerse di andare sul posto per un abboccamento con il signor Langlois al suo ritorno il mercante annunciò che il compratore aveva offerto quattromila franchi a questa notizia Emma si rallegrò francamente soggiunse lui è ben pagata Emma incassò metà della somma immediatamente, e quando volle saldare il suo conto, il mercante le disse Mi dispiace, parola d'onore, di vederla privarsi così, tutto in una volta, di una somma tanto ingente. La signora Bovary guardò allora i biglietti di banca, sognando il numero infinito di incontri con Leon che quei duemila franchi rappresentavano. Come? Come? Balbettò. Oh, disse l'altro, ridendo con fare bonario, si può mettere tutto quello che si vuole sulle fatture. Crede che non sappia come vanno le cose nelle famiglie? E la osservava fissamente, facendo scivolare fra le unghie due lunghi fogli di carta. Finalmente aprì il portafoglio e dispose sulla tavola quattro cambiali da mille franchi ciascuna. Mi firmi queste, disse, e si tenga tutto. Emma protestò scandalizzata. Ma se le do l'eccedenza, rispose sfrontatamente il signor Leroux, non vuol dire forse farle un piacere personale? E prendendo una penna, scrisse in fondo alla lista ricevuti dalla signora Bovary quattromila franchi. Cosa mai la preoccupa, visto che entro sei mesi riceverà la rimanenza della vendita della sua casupola e che le ho fissato la scadenza dell'ultima cambiale a dopo il pagamento. Emma era un po' confusa da tutti questi calcoli e sentiva negli orecchi un tintinnio come se una cascata di monete d'oro uscita dai sacchi sventrati, fosse rimbalzata tutto intorno a lei sul pavimento di legno. L'heureux le spiegò di avere un amico a Rouen, un banchiere a nome Vinsart, che gli avrebbe scontato le quattro cambiali. E in seguito lui stesso si sarebbe incaricato di consegnare alla signora l'eccedenza del debito reale. Ma invece di duemila non ne portò che milleottocento perché l'amico Vinsar, come era giusto, ne aveva trattenuti duecento per spese di commissione e sconto. Poi chiese, senza darvi peso, una quietanza. Lei capisce, nel commercio, qualche volta. E la data, per favore, la data. Un orizzonte di capricci appagati si aprì davanti a Emma. Ella ebbe abbastanza buon senso per mettere da parte mille scudi con i quali furono pagate alla scadenza le prime tre cambiali. Ma la quarta capitò per caso nelle mani di Charles un giovedì, ed egli sconvolto attese paziente il ritorno della moglie per avere una spiegazione. Se non gli aveva detto niente di questa cambiale era stato soltanto per risparmiargli i fastidi domestici. Emma sedette sulle sue ginocchia, lo accarezzò, tubò come una tortora, fece una lunga enumerazione di tutte le cose indispensabili prese a credito. Insomma, vista la quantità, vorrai convenire che non sono affatto care. Charles, non sapendo più cosa fare, ricorse ben presto all'Eterno Loreux, il quale giurò di sistemare le cose. Se Bovary gli avesse firmato due cambiali di cui una con scadenza a tre mesi di 700 franchi. Per poter far fronte agli impegni, Bovary scrisse una lettera patetica alla madre e quest'ultima, invece di rispondere, venne di persona. Quando Emma volle sapere se il marito avesse ottenuto qualcosa, egli rispose: Sì, ma vuol vedere la fattura. Il giorno successivo Emma, non appena fece giorno, corse da l'heureux per pregarlo di stendere una nuova fattura, non superiore ai mille franchi, perché se avesse mostrato quella di quattromila, sarebbe stata costretta a dire di averne già pagato i due terzi, e di conseguenza sarebbe venuta fuori la faccenda della vendita, condotta così bene dal mercante e venuta in luce in realtà soltanto più tardi. Nonostante il prezzo molto basso di ogni articolo, la signora Bovary madre non poté fare a meno di trovare esagerata la spesa. Ma non potevi proprio fare a meno di un tappeto? Perché avete rinnovato la stoffa delle poltrone? Ai miei tempi avevamo in casa una sola poltrona per le persone anziane. Almeno era così in casa di mia madre, una gran brava donna, posso assicurarvelo. Non tutti possono essere ricchi e non c'è ricchezza che resista allo sperpero. Mi sentirei arrossire se dovessi trattarmi con tutte le attenzioni come fate voi. Eppure sono vecchia, avrei bisogno di cure. E guardate qui: rifacimenti, lussi. Ma come la seta delle fodere a due franchi. Quando si trova la giacconetta a dieci soldi e anche a otto, e serve benissimo lo stesso. Emma, appoggiata al divanetto, rispondeva il più tranquillamente possibile. Eh, signora, basta, basta. L'altra continuava a borbottare, predicando che di quel passo sarebbero finiti all'ospizio. D'altronde, la colpa era di suo figlio. Per fortuna aveva promesso di annullare quella procura. Come? Ah, me lo ha giurato, riprese la brava donna. Emma aprì la finestra, chiamò Charles e il povero uomo fu costretto a confessare la promessa strappatagli dalla madre. Emma sparì per ricomparire subito dopo con un grosso foglio di carta che porse molto dignitosamente alla suocera. E questa gettò nel fuoco la procura. Emma si mise a ridere, di un riso stridente, clamoroso, ininterrotto, ebbe una crisi di nervi. Ah mio Dio, gridò Charles, adesso hai torto anche tu. Vai a farle una scenata. La madre, alzando le spalle, dichiarò di essere convinta che erano tutte pose. Ma Charles, per la prima volta, si ribellò, prese le difese di sua moglie, tanto che la signora Bovary madre decise di andarsene. Partì l'indomani stesso, e sulla porta, mentre il figlio cercava di trattenerla, disse No, no, tu vuoi più bene a lei che a tua madre, e fai bene, è nell'ordine delle cose. Del resto, peggio per te, vedrai, statemi bene, non verrò tanto presto come dici tu a farle delle scenate. Charles rimase molto umiliato di fronte a Emma, Poiché questa non gli nascondeva affatto il rancore che provava nei suoi confronti per averle manifestato così poca fiducia. Egli dovette insistere e pregarla a lungo prima che acconsentisse ad accettare di nuovo la procura, e addirittura l'accompagnò lui stesso dal signor Ghiomèn per stipularne una seconda, in tutto uguale all'altra. Capisco, disse il notaio, un uomo di scienza non può prendersi tutti i fastidi della vita pratica. E Charles si sentì consolato da questa considerazione adulatrice, che dava alla sua debolezza l'aspetto lusinghiero di più alte preoccupazioni. Quante pazzie il giovedì successivo all'albergo con Leon nella loro camera. Emma rise, pianse, cantò, ballò, si fece portare gelati volle fumare sigarette, parve molto stravagante, ma adorabile, meravigliosa. Leon non sapeva nulla di quella reazione di tutto il suo essere che la spingeva sempre più incalzante a gettarsi sui piaceri della vita diventava irritabile, golosa e piena di voluttà, e andava a passeggio con lui per le strade a testa alta senza timore, diceva, di compromettersi. Qualche volta però trasaliva all'idea di incontrare Rodolphe. Le sembrava, benché si fossero separati per sempre, di non essersi ancora liberata del tutto dalla sua potestà. Una sera Emma non rientrò a Yonville. Charles non capiva più niente e la piccola Berthe, che non voleva andare a dormire senza la mamma, singhiozzava si da spezzarsi il cuore. Justin era andato sulla strada maestra tanto per fare qualcosa e il signor Romain aveva abbandonato la farmacia. Infine, alle undici, non potendo più trattenersi, Charles attaccò il carrozzino, ci saltò sopra, frustò la sua bestia e arrivò verso le due all'albergo della Croce Rossa. Di Emma nessuna traccia. Pensò allora che forse Léon l'aveva vista ma dove abitava. Ricordò per una fortunata combinazione l'indirizzo del suo principale, vi si precipitò. Cominciava a far giorno, intravide un'insegna sopra una porta, bussò. Qualcuno, senza aprirgli, gli gridò l'informazione richiesta, aggiungendovi una buona dose di ingiurie contro quelli che disturbano la gente di notte. La casa abitata dal giovane di studio non aveva né campanello né picchiotto né portiere. Charles batté grandi colpi con i pugni contro le imposte. Passò un agente di polizia, Charles si spaventò e si allontanò. Sono pazzo, si diceva. Certo l'avranno trattenuta a pranzo dai Lormeux. Ma la famiglia Lormeux non abitava più a Rouen. «Si sarà fermata a far compagnia alla signora Dubreuil?» «Eh, la signora Dubreuil è morta da più di dieci mesi. Ma dove sarà allora?» Gli venne un'idea. Si fece dare in un caffè l'annuario e cercò in fretta l'indirizzo della signorina L'Empereur, la quale abitava in Rue de la Renel de Marocchigny, al numero 74. Appena fu entrato in questa via, all'altro capo comparve Emma. Più che abbracciarla, Charles le si gettò contro gridando «Chi ti ha trattenuta ieri?» «Sono stata poco bene». «Cosa hai avuto e dove? Come mai?» Emma si passò una mano sulla fronte e rispose «Dalla signorina Lampreur». «Ne ero sicuro, stavo proprio andandoci». «Non ne vale la pena», disse Emma. «Esce di casa molto presto, ma un'altra volta sta tranquillo» mi sentirò troppo legata, capisci, se so che il minimo ritardo ti sconvolge tanto. Era una specie di permesso che ella stessa si concedeva per evitarsi noie nelle sue scappate, e ne approfittò largamente e con tutto il suo comodo. Quando le veniva il desiderio di rivedere Leon, partiva con un pretesto qualsiasi, e poiché lui quel giorno non l'aspettava, andava a chiamarlo allo studio. Le prime volte fu una gran gioia rivederla ma presto Leon non poté più nasconderle la verità il principale era molto seccato per l'intralcio causato dalle sue assenze non ci far caso andiamo diceva lei e Leon se la svignava Emma volle che si vestisse tutto di nero e si lasciasse crescere il pizzo per rassomigliare ai ritratti di Luigi XIII. Volle visitare il suo appartamento e lo trovò mediocre. Leon se ne vergognò, ma Emma non ci fece caso e gli consigliò di comperare tende uguali alle sue e alle obiezioni di lui sulla spesa gli disse ridendo: Ah, ci tieni ai soldini. Leon doveva ogni volta raccontarle tutto quello che aveva fatto dall'ultimo incontro. Emma gli chiese di scrivere versi, versi per lei, un sonetto d'amore in suo omaggio. Leon non riuscì a trovare in nessun modo la rima per il secondo verso e finì col copiare la poesia da un album dei ricordi. Lo fece più per compiacerla che per vanità. Non discuteva le idee di Emma, accettava i suoi giudizi. E in questo amore la parte della donna era più sua di quanto non lo fosse di lei. Ella aveva parole tenere e baci che gli rapivano l'anima. Ma dove aveva imparato quella corruzione, quasi immateriale, tanto era profonda e dissimulata?